Va bene, intanto gli inserite il piano. Insiemi del piano. Questo è un argomento un po' legato alla geometria analitica, come l'abbiamo vista ieri. Diciamo, ieri abbiamo visto equazioni dirette di circonferenze e quelle descrivevano certi insiemi del piano, appunto le rette, le circonferenze, le parabole. Oggi vediamo un certo senso disequazioni nel piano e cerchiamo di capire cosa descrivono. Allora, è chiaro, se io scrivo, nel piano cartesiano scrivo y uguale 2x più 1, che voi mi dite banalmente, questa, adesso avete imparato anche a usare i quadretti, 2x più 1, quindi passa per 1, qua, poi va su con coefficiente 2, e diventa questa retta qua. Quindi y uguale 2x più 1 è questa retta che vi ho disegnato. Se io invece scrivo y maggiore di 2x più 1. Quindi, cosa vuol dire una scrittura di questo tipo? Che io sto cercando tutti i punti x, y del piano in cui la seconda coordinata è maggiore di 2 volte la prima più 1. Cosa diventa questo? Beh, qui c'è la solita retta. Y uguale vorrebbe dire la retta maggiore punta tonda media. Maggiore cosa vuol dire? La parte, perché non è tonda? Punta tonda, pennarello, stile punta, punta tonda, ok. Insomma, vuol dire la zona sopra. Vabbè, adesso segnarla giù. Ah, ecco cosa ho fatto, ho sbagliato. Impostazione penna, non mi ricordo più com'era, punta fine a scalpello. Impostazione evidenziatore con la punta tonda. Ok. Adesso però c'ho la penna spessissima, punta fine a scalpello. Allora è chiaro, vuol dire la regione al di sopra della retta. Avessi messo minore, fosse stato y minore di meno x meno 1, cosa veniva? Meno x meno 1 è la retta meno 1 meno x, quindi, che va giù così, y minore vuol dire questa zona qua, un semipiano, l'intero semipiano che sta al di sotto della retta. Chiaro il discorso? Facciamolo con una cosa di secondo grado. Se fosse y, adesso vabbè, le parabole non ve lo fate disegnare più di tanto, però y maggiore di x quadro, maggiore o uguale di x quadro, cosa vuol dire? Cosa descrive questo insieme? Y uguale x quadro sarebbe la solita parabola. Y maggiore di x quadro, questa sarebbe la parabola, questa sarebbe y uguale x quadro, e invece questa zona qua sopra è y maggiore di x quadro. Y maggiore di x quadro. Tutto qua. Ecco, quando uno ha a che fare con roba tipo circonferenza, tipo x quadro più y quadro minore o uguale di 1. Abbiamo visto che quando era l'uguale, questi erano i punti che stavano sulla circonferenza, cioè tali che la distanza del centro era esattamente uguale al raggio. Quando invece metto la disuguaglianza,
vuol dire, detto brutalmente, questo, distanza dal centro, che sarebbe l'origine, distanza dal centro minore o uguale di 1, quindi vuol dire dentro la circonferenza, quindi all'interno. Ecco, fin qui è tutto semplice. Oh, ovviamente le rette possono essere anche date in maniera implicita, tipo se io scrivo x più 3y maggiore di 0. Cosa vuol dire questo? Lo esplicito in termini di y, cosa diventa? Diventa 3y maggiore di meno x, quindi y maggiore di meno x terzi. Quindi cosa devo disegnare? Devo disegnare la retta un terzo x meno un terzo x. Come è fatta la retta meno un terzo x? Va giù, poi la pendenza com'è? Tre quadretti a destra e un quadretto in giù. Questo è il significato di meno un terzo. Quindi così. Sopra o sotto? Y maggiore, quindi sopra. Ecco, occhio che gli insiemi del piano sono particolarmente, cioè, li userete particolarmente poi durante i corsi, perché tutte le volte che uno deve descrivere un insieme del piano, qualunque cosa debba farci, un massimo e un minimo, un integrale, qualunque cosa, si trova di fronte al problema degli insiemi del piano. Ecco, questi sono quelli semplici. Oh, altro modo di scrivere, il modo più preciso di scriverli è questo. Modo più preciso di scrivere. Modo più preciso di scrivere è questo. I punti xy appartenenti al piano, questa è la notazione, punti xy appartenenti al piano, tali che, e uno qui scrive tutte le relazioni che uno ha. Tipo, nel caso di precedente era 3y più x maggiore di 0. Cioè, diciamo, questa è la parte comune, questa è la parte comune a tutte le definizioni, che vuol dire semplicemente sto cercando i punti xy del piano, R2 sarebbe il piano, e qui uno scrive tutte le relazioni che devono soddisfare. Tutte le relazioni che devono soddisfare. Ecco, le relazioni possono anche essere più di una. Facciamo un esempio in cui ci sono tre relazioni. Se io sto cercando i punti xy del piano, tali che x maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0, x più y minore o uguale di 1. Qui in questo caso ho tre relazioni da soddisfare. E devono essere soddisfatte tutte quante. Quindi, è come se fosse un sistema. Devono essere soddisfatte tutte. Allora, adesso x maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0, cosa rappresentano questi? X maggiore di 0, y maggiore di 0 vuol dire il primo quadrante, sostanzialmente, no? Questo vuol dire il primo quadrante. La relazione x più y minore o uguale di 1, questa cosa vuol dire? Vuol dire y minore o uguale di 1 meno x. E quindi vuol dire, detto brutalmente, sotto la retta, sotto perché è minore, sotto la retta y uguale 1 meno x. Quindi andiamo a disegnare l'insieme che viene fuori da queste relazioni qua. Abbiamo detto che deve stare nel primo quadrante e sotto la retta y uguale 1 meno x. 1 meno x come è fatta? Diciamo, se qui c'è 1, meno x, quindi la retta deve essere fatta così. Quindi nel primo quadrante sotto la retta cosa diventa?
diventa questo triangolo che vi sto evidenziando qui. Quindi non c'è da stupirsi quando le relazioni sono più di una, basta trovare la zona in cui sono verificate tutte. Facciamo un altro esempio, prendiamo l'insieme degli punti XY del piano, tali che Y, ecco, proviamo a scriverla così, 0 minore o uguale di Y minore o uguale di 1 meno X quadro. Ecco, quando vedete una scrittura del genere, cosa vuol dire una scrittura del genere? Vuol dire, è come dire Y maggiore o uguale di 0, che sarebbe la prima, e Y minore o uguale di 1 meno X quadro. Quindi è come dire queste due condizioni messe insieme. Y maggiore o uguale di 0 cosa vuol dire? Questo è evidente, diciamo, il semipiano alto, primo e secondo quadrante. Questo vuol dire primo e secondo quadrante. E questo cosa vuol dire? Y minore o uguale di 1 meno x quadro. Y, cioè diciamo al di sotto, 1 meno x quadro cos'è? Una parabola, Y, diciamo sotto la parabola Y uguale 1 meno X quadro. Quindi quando andiamo a rappresentare la cosa, cosa dobbiamo rappresentare? Vabbè, intanto i due assi, la prima condizione Y maggiore o uguale di 0 indica sopra, qui sopra. Adesso devo disegnare questa parabola, 1 meno X quadro. Come è fatta come parabola? Così ripassiamo la parabola. Allora, se fosse, intanto, come è rivolta? È rivolta verso il basso perché c'è il coefficiente meno. Diciamo, se fosse meno x quadro, sarebbe la solita parabola solo rovesciata. 1 meno x quadro. Vuol dire che sto tirando su tutta quanta la figura di 1. Quindi, diciamo, passa per il punto 1 qua, in realtà passa anche per 1 e meno 1 qua, ed è la parabola messa per così. Meno x quadro sarebbe questa stessa parabola messa giù. Aggiungere 1 vuol dire che sto tirando in su di 1. Queste poi sono operazioni che io di solito faccio nei primi 2 o 3 giorni del corso, far vedere cosa succede aggiungendo 1 in vari posti a una certa equazione. Però vabbè, adesso nel caso della parabola è abbastanza standard. Allora, sopra, primo e secondo quadrante, sotto la parabola, cosa diventa l'insieme? E diventa, non lo so, insomma, questa cosa qua. Ah, che brutto colore che mi è venuto. Diventa questa qua. Ecco, non fatevi ingannare da scritture di questo tipo qua. Questa qui di solito ci si casca all'inizio. XY appartenente a R quadro, tali che X quadro minore o uguale di 4. Cos'è questo insieme? Ecco, se soltanto la parola parabola vi sta sfiorando la mente, siete in errore, ci siete cascati. La parabola è una cosa che lega y a x. Qui di y non ce n'è nemmeno una. Quindi qui la parabola non c'entra assolutamente niente. Questa qui, cosa vuol dire x quadro minore o uguale di 4? Fossimo stati la prima settimana, ma avreste detto x compreso, anzi, ma avreste detto x minore o uguale di più o meno 2. Tolto quell'errore lì,
diciamo, il secondo giorno, tolto quell'errore lì, mi avreste detto x compreso tra meno 2 e 2. Quindi questo qui è come dire meno 2, minore uguale di x, minore uguale di 2. Quindi sono tutti i punti del piano che hanno la coordinata x compresa tra meno 2 e 2. E sulla coordinata y non dico niente, è libera, può valere quanto vuole, non c'è nessuna condizione. Quindi il disegno cosa diventa? Sì, diciamo, due rette sono gli estremi della cosa. Diciamo, qui c'è 2, qui c'è meno 2, qui c'è la retta x uguale a meno 2, e qui c'è la retta x uguale a 2. Diciamo, questo è, diciamo, l'uguaglianza. Ma questa disuguaglianza, l'insieme rappresentato, cosa sarà a questo punto? La striscia compresa tra tutte le due rette, sono i punti in cui la coordinata x sta tra meno 2 e 2, questi sono i punti che hanno coordinata x tra meno 2 e 2. Questi fuori hanno x maggiore di 2, questi hanno x minore di 2, minore di meno 2, quindi in mezzo è la zona che stiamo cercando. Questo è un errore classico, ci si casca all'inizio, ma proprio la prima volta ci cascano in parecchi. Benissimo, saliamo di un livello. Saliamo di un livello di difficoltà e andiamo a questo qua. XY appartenenti a R quadro, tali che Y quadro meno X quadro maggiore o uguale di 0. Qual è il problema rispetto agli esempi precedenti? In tutti gli esempi precedenti, vabbè, a parte questo, vedete, y era singolo, c'era una variabile y che compariva pura, diciamo. Qui y minore di x terzi, maggiore di meno x terzi, insomma, si riusciva a ricavare y. Qui è meno chiara la cosa. Allora, il consiglio che vi do io questo è scriverla come y più x per y meno x maggiore o uguale di 0. Fin qui. Allora, adesso questa cosa ricorda? Questa ricorda la classica disequazione con un prodotto. Quindi c'è un primo fattore e un secondo fattore. Allora, io adesso faccio così. Primo fattore lo facciamo in blu. Vi frego. E il secondo fattore lo facciamo in verde. Adesso rappresento il piano. E adesso nel piano vado a disegnare il segno dei due fattori. In questo senso qua. Prendiamo il primo fattore. Il primo fattore è y più x. Dov'è che è maggiore di 0 questo? Maggiore di 0 dove y è maggiore di meno x. E il primo fattore è minore di 0 dove y è minore di meno x. Quindi la cosa che conta per il primo fattore è la retta y uguale meno x, che sarebbe questa qui. Poi cosa succede? Sopra la retta il primo fattore è più, sotto la retta è meno. Quindi sopra metto di più. E sotto metto di meno. Li ho fatti in blu perché rappresentano il primo fattore. Questi sono i più e i meno del primo fattore. Adesso andiamo a vedere il secondo fattore come è fatto. Il secondo fattore. Il secondo fattore è y meno x. Quindi y meno x è maggiore di 0 dove y è maggiore di x. E y meno x è minore di 0 dove y è minore di x. Quindi la cosa che conta è la retta, questa volta è y uguale a x, che è questa qui che disegno in verde perché è relativa al secondo fattore. Adesso dove metto i più per il secondo fattore e dove metto i meno?
dov'è che il primo fattore positivo? Sopra la retta. Quindi sopra la retta metto i più. Sopra la retta verde metto i più verdi. E sotto la retta verde metto i meno verdi. Adesso cosa succede? Le due rette che ho disegnato qui faccio il disegno conclusivo in questa zona, le due rette che ho disegnato dividono il piano in quante zone? Quattro zone. Cosa succede in queste zone? In questa zona sopra i due fattori come sono? Più e più. Quindi il loro prodotto è positivo. Quindi va bene la zona qui sopra? Sì, la zona qui sopra sta nell'insieme. Questa è zona buona. Poi, la zona qui a destra. C'è un più e un meno, quindi il prodotto fa meno. Quindi questa zona non va bene. Quella sotto, meno per meno, e quindi va bene. E la zona di sinistra non va bene perché c'è un più e un meno. Quindi quando siamo di fronte al prodotto di più cose, tanto vale studiarle una per una, mettere i più e i meno, e poi fare, vedere zona per zona, quanti più e quanti meno ci sono. Questo era un esempio classico, questo qui lo incontrerete parecchie volte durante i corsi, vi servirà questo esempio. Anche qui se qualcuno ha pensato alla parola iperbole, e sono sicuro che c'è, corregga il tiro, diciamo. Va bene, altro esempio. XY appartenente a... questo è più semplice. Questo cosa rappresenta? Beh, volendo c'è un fattore, adesso è piuttosto comica vederla così, però volendo questo è il primo fattore e questo è il secondo fattore. Allora, il primo fattore, adesso rappresento direttamente il disegno, il primo fattore dove metto i più blu? Dov'è che x è maggiore, uguale, è maggiore di 0? Nel primo e nel quarto quadrante, x maggiore di 0. E dov'è che è minore di 0? Nel secondo e nel terzo. Il secondo fattore è y. Y è positivo sopra e negativo sotto. Quindi i più li metto qua. E i meno li metto sotto. Conclusione, a me cosa serve? A me serve la zona dove il prodotto è negativo, dov'è che il prodotto è negativo? Allora, le zone sono i quattro quadranti questa volta. Nel primo quadrante è più per più, quindi è più. Nel secondo quadrante x è negativo e y è positivo, quindi il secondo quadrante è tutto buono. Terzo quadrante meno per meno fa più, quindi va male. Il quarto quadrante è quello che va bene. Quindi questa scrittura qui rappresenta il secondo e quarto quadrante.
Altro modo di vedere la stessa cosa. Quando è che x e y... Altro modo. Affinché sia xy minore o uguale di 0, facciamo minore stretto, tanto poi l'uguale si vede dopo. Affinché ci sono due possibilità. Prima possibilità, affinché il prodotto sia negativo, è che x sia maggiore di 0 e y sia minore di 0. Primo modo per cui quella cosa può essere negativa. E questo che cos'è? X maggiore di 0 e y negativo. E questo è il quarto quadrante. E la seconda possibilità è che sia invece x minore di 0 e y maggiore di 0. X negativo e y positivo, questo è il secondo quadrante. Altro modo per vedere la stessa cosa. E in fondo è il discorso che abbiamo fatto qua. Il primo caso più meno, il secondo caso meno più. È esattamente lo stesso modo di procedere. Diciamo, questo secondo modo qua funziona bene quando i fattori sono due. Il giorno in cui invece di avere due fattori ne avrete tre o quattro, allora, questo modo continua a funzionare, mentre quest'altro i casi si moltiplicano. Tutto lì. Ecco, vediamo una di queste qui messe così. XY appartenente al quadro, tali che 2 Questo cos'è? Intanto questo è scrivere così, è come scrivere due condizioni. La prima condizione è x più y maggiore o uguale di 2 e la seconda condizione è x più y minore o uguale di 3. Allora, questa prima è come dire y maggiore o uguale di 2 meno x e questa è come dire y minore o uguale di 3 meno x. Quindi qui vuol dire sopra la retta, quale retta? Y uguale 2 meno x, e qui vuol dire sotto la retta y uguale 3 meno x. Vedete cosa diventa l'insieme? Riuscite già a immaginarvelo? Come sono le due rette? Questa è 2 meno x. E questa è y uguale 3 meno x. Mi tornano i disegni della rete? I quadretti, mi raccomando. Adesso le due condizioni in cosa si traducono? Sopra la retta questa e sotto quell'altra, quindi diventa la striscia compresa così, xy appartenente a R quadro, tali che 0 minore o uguale di x minore o uguale di 2, 0 minore o uguale di y minore o uguale di x quadro. Questi qui ve li ritroverete tantissime volte durante i corsi che farete. Quando avrete problemi a disegnarli insieme, andatevi a rivedere questo video, che potrebbe essere utile. Questo lo troverete tantissime volte. Ad esempio perché dovete fare un integrale su questo insieme. Cos'è questo?
Allora, questa condizione dice x compreso tra 0 e 2. Questa condizione dice y compreso tra 0, quindi y positivo, e sotto x quadro, che sarebbe y uguale x quadro, sarebbe la parabola. Adesso cerco di fare il disegno un po' in scala, ma anche se non sarebbe necessario. Questa è la parabola, y uguale x quadro. Allora, se ci fosse solo questa seconda condizione, disegniamola qui in un angolo. Qui in un angolo disegniamo gli xy appartenenti a R quadro, tali che 0 minore uguale di y minore uguale di x quadro. Questa è una cosa che abbiamo già sostanzialmente fatto. Lo faccio in piccolo perché tanto basta. Y positivo, quindi secondo e quarto quadrante, e sotto la parabola, cosa diventa? Diventa un insieme fatto da due pezzi. Sotto la parabola è positivo. Senti, io non ve lo dico perché mi sembra una cosa ovvia, io riesco a colorare solo un pezzo dell'insieme. Cioè, è chiaro che questo insieme si estende all'infinito di qua, cioè, questo non riesco a colorarlo tutto per ovvie ragioni. Spero che sia una cosa ovvia. Quindi questo sarebbe soltanto questa condizione, cioè soltanto queste due condizioni, cioè y sopra 0 e sotto la parabola. Adesso qui, oltre a queste condizioni qui, ho una condizione ulteriore, quella che x è compreso tra 0 e 2. Quindi cosa devo fare? Devo tirare questa retta. Qui c'è 0, qui c'è 2, quindi x è compreso tra 0 e 2, quindi stiamo qui dentro, sotto la parabola e sopra quell'altro. Insomma, alla fine stiamo, quello che rimane da tutte queste condizioni, è questa zona qui sotto la parabola, ancora degli esempi, tanto l'unico modo per imparare queste cose è vederne tante, è inutile fare tanti discorsi. Xy appartenente a R quadro, tali che x quadro più y quadro minore uguale di 1, minore uguale di 4, traducetemi queste condizioni tanto una per una. Questa condizione cosa dice? X quadro più y quadro minore uguale di 4. Dentro la circonferenza. Dentro la circonferenza. Quale circonferenza? Questo è un problema di ieri. Centro nell'origine e raggio 2, quindi dentro la circonferenza. Questa condizione qui cosa dice? Valore assoluto di x più piccolo di 1, x compreso tra meno 1 e 1, questo lo facevamo quando facevamo i valori assoluti. Valore assoluto di x minore di 1, quando abbiamo fatto i valori assoluti abbiamo detto che questo è come dire meno 1 minore uguale di x, minore uguale di 1. In questo momento siamo in grado di disegnare l'insieme, perché? Cosa devo disegnare? Devo disegnare la circonferenza con centro nell'origine raggio 2, apparentemente l'ho fatta di raggio 3, ma io qui metto 2, quindi è diventata di raggio 2, e
poi x compreso tra meno 1 e 1. Quindi come rappresento x compreso tra meno 1 e 1? Due rette verticali, questa è x uguale a meno 1 e questa è x uguale a 1. Alla fine l'insieme diventa x compreso, quindi in mezzo qui, e dentro la circonferenza. E quindi diventa questa zona qua. Facciamo ancora uno. Vabbè, beviamo l'amaro calice e facciamo questo. Tanto prima o poi tocca. Ecco, questi sono i valori assoluti in versione cattiva. Nel senso che le due variabili sono mescolate, ci sono tante cose. Allora, questi sono quelli che bisogna togliere imponendo delle condizioni. Cioè, a seconda del segno dell'argomento, il valore assoluto vale o l'argomento oppure l'argomento cambiato di segno. Allora, quanti sono i casi? 4 casi. In realtà, quando uno ha un minimo di esperienza, ne fa solo uno, però a priori i casi sono 4. A seconda del segno di x e y, del segno di x e y. Allora, primo caso qual è? Primo caso è quello in cui x è maggiore o uguale di 0, y è maggiore o uguale di 0, e allora la condizione cosa diventa? X più y minore o uguale di 1. Perché se x e y sono positivi, maggiore o uguale di 0, il valore assoluto è come non ci fosse. Il valore assoluto coincide con loro stessi. Quindi diventa questo qua. Questo l'abbiamo già disegnato. Questo è uno degli insiemi che abbiamo disegnato all'inizio. Fatemelo ritrovare. Eccolo qua. X maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0, x più y minore o uguale di 1. E veniva questo triangolo qua. Quindi il primo caso produce il triangolino qui sotto. Ma non c'è niente tra medio. Medio sottilissimo, ma primo caso produce questo triangolo qua. Secondo caso. Cosa può essere il secondo caso? Diciamo x negativo, y maggiore o uguale di 0. Cosa diventa la relazione? Meno x, perché x devo cambiare di segno, essendo negativo, y invece rimane lui, minore o uguale di 1. Quindi, questo è come dire, y minore o uguale di 1 più x, x più 1 diciamo. Quindi che cosa rappresenta il secondo caso? Lo facciamo qua. X negativo, y positivo, quindi queste rappresentano x negativo, y maggiore o uguale di 0, il secondo quadrante. Questo è il secondo quadrante.
Quindi sto cercando i punti del secondo quadrante che stanno sotto la retta x più 1. Come è fatta la retta x più 1? X più 1, mantenendo la scala con il disegno di prima, verrebbe così. Quindi nel secondo quadrante sotto la retta cosa diventa? Diventa un altro triangolo. Quale triangolo? Questo qua. Allora, adesso con un po' di fantasia forse potete scoprire cosa diventa negli altri due casi. Facendo gli altri due casi esplicitamente, alla fine l'insieme ecco, è buffo che l'abbiate chiamato rombo. È anche un quadrato, no? È chiaro che è un quadrato, oltre che un rombo. È un rombo perché è un quadrato. Il fatto che è un quadrato girato. Il rombo non è un quadrato girato. Adesso semmai vediamo anche cosa sono queste figure geometriche. Allora, insomma, questo è il primo caso. Questo qui lo beccate come secondo caso. Se fate gli altri due casi per esercizio, vedete che vengono i due triangoli in giù. Oh, a questo risultato si poteva arrivare subito con un po' di occhio, questo magari vi verrà in seguito. Se voi guardate questa espressione qua, è simmetrica. Se io cambio x con meno x, succede qualcosa? Se io al posto di x metto meno x, mi ritrovo valore assoluto di meno x, che è assolutamente uguale al valore assoluto di x. D'accordo? Quindi cambiare x con meno x non succede niente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io prendo la zona che c'è di qui con gli x positivi e la ribalto, quindi cambio segno x, ottengo lo stesso insieme. Stessa cosa rispetto a y. Quindi l'insieme è simmetrico rispetto ai due assi. Allora, una volta che avete capito come è fatto in questo quadrante, sapete come è fatto negli altri quadranti. È ottenuto semplicemente ribaltando. Adesso, le prime volte vi dico fate i tre casi, adesso vi scrivo quali sono i tre casi. Il terzo caso, vi scrivo il terzo caso da fare, sarebbe x minore di 0, y minore di 0, quindi meno x meno y minore o uguale di 1. L'ho chiamato terzo caso perché è il caso del terzo quadrante, e quindi ottenete questo. E il quarto caso, x, sostanzialmente il quarto quadrante, x maggiore o uguale di 0, y minore di 0, e cosa diventa in questo caso l'equazione? X maggiore o uguale di 0, x meno y minore o uguale di 1. E questo è quello che otterrete nel quarto caso. Però quei ragionamenti di simmetria che vi ho detto sono quelli che vi permettono in molti casi di risparmiare una quantità di calcoli, niente male. Ecco, due parole, visto che abbiamo trovato il rombo, due parole di geometria classica, diciamo. Io spero di dirvi cose ovvie qua, però non si sa mai. Allora, quadrato. Cosa vuol dire quadrato? Vuol dire quadrilatero con quattro lati uguali. Basta per essere un quadrato? No, ci vogliono anche gli angoli, e quattro angoli retti. Questo per essere un quadrato. Vabbè, l'area del quadrato, spero sia ovvio, lato al quadrato. Ecco, rombo. Lunghezza della diagonale del quadrato, lato per radice di 2. Diagonale di diagonale al quadrato uguale lato
uguale lato al quadrato più lato al quadrato, uguale due volte lato al quadrato, e quindi diagonale uguale radice di due volte il lato. Rombo. Cos'è un rombo? Un quadrilatero? Quattro lati uguali. Non è che il rombo è una specie di quadrato messo girato. Si disegna così, ma non è obbligato a essere messo in quella posizione lì, ecco. Vabbè, insomma, questo... Questo è il lato. Come si fa l'area del rombo? Basta conoscere il lato? Ovviamente no. Bisogna conoscere le diagonali. Vabbè, area uguale. Prodotto delle diagonali. E basta? Diagonale per diagonale per un mezzo, diviso 2. Vabbè, perché? Cosa vorrebbe dire fare diagonale per diagonale? Vorrebbe dire fare... Diagonale per diagonale vorrebbe dire fare l'area del rettangolo, no? Il rombo è metà del rettangolo, come si vede dalla figura. Vabbè, rettangolo, dai, rettangolo, visto che ci siamo. Rettangolo? Sì, quattro angoli retti. Qualcuno aveva tanta voglia di dire i lati a due uguali. Quello basta per fare un rettangolo? Assolutamente no. Rettangolo, quattro angoli retti. Vabbè, l'area è chiaro, come si fa? Lato per lato. La diagonale come si fa? Con Pitagora. Quindi rettangolo. Ecco, poi cosa c'è? Lati a due uguali. Il parallelogramma o parallelogramma, a seconda del come lo volete pronunciare. Cos'ha questo, il parallelogramma di proprietà? Diciamo, ai lati a due, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, e in più sono... paralleli a coppie, quindi lati paralleli e uguali a due. Questo è il parallelogrammo. Tipo, se io tiro una diagonale così, vedete degli angoli uguali in questa figura? Questo angolo qua è uguale a questo angolo qua. Questa è una proprietà generale: quando avete due rette con una retta trasversale, quella verde, allora formano angoli qui e qui uguali. Come si chiamano questi angoli? Alterni interni. Allora, qui vedete due rette parallele che sono questa e questa, ce ne sono altre due di rette parallele in questa figura. Che sono questa e questa. E quali sono gli angoli interni formati con questa e questa retta? Questo qui, che quindi è uguale a quale altro? Questo angolo qua è uguale a questo angolo qua. Se io voglio fare l'area del parallelogrammo, cosa devo conoscere? Basta che conosca i lati?
È chiaro che non basta che conosca i lati. Pensate, l'ho fatto con dei bastoncini inchiodati qua. Lo potete spostare, a questo punto lo potete spostare, il parallelogrammo cambia forma, pur avendo gli stessi lati. Avete capito cosa voglio dire? Cioè, pensate, l'ho fatto con quattro stecchi inchiodati con dei perni in questi punti. Lo posso muovere, non è rigido. Lo posso muovere nel senso che se io spingo di qui, diventa più dritto e la sua area cambia. Se io lo sbatto giù, diventa sottilissimo, i lati sono sempre gli stessi, però diventa sottilissimo e l'area diventa molto piccola. Chiaro, no? Se spingo qui da su. Quindi non bastano le lunghezze dei lati a determinare l'area. Quindi bisogna anche conoscere qualcos'altro. Ad esempio un angolo. Ad esempio questo angolo qui alfa. Allora, se io conosco il lato 1, lato 2 e l'angolo alfa, l'area... lato 1 per lato 2 per il seno di alfa. Perché? È una formula che abbiamo già visto. Qui c'è un triangolo T1 e qui c'è un triangolo T2. L'area di T1 per la formula trigonometrica, e qui uso la formula trigonometrica per l'area che abbiamo visto l'altro giorno, formula che cos'è? Un mezzo lato 1 per lato 2 per il seno dell'angolo compreso. Questa è la formula che abbiamo visto l'altro giorno. L'area di T2 che cosa è uguale? È uguale all'area di T1 perché i triangoli sono uguali. Questo perché T2 e T1 sono uguali. E quindi l'area generale l'area del parallelogrammo è uguale all'area di T1 più l'area di T2 e quindi uguale a due volte l'area di T1. Quindi 2 se ne va via un mezzo e diventa il prodotto dei lati per il seno dell'angolo. Ecco, in generale un quadrilatero generale. Ah no, vabbè, non vi ho detto ancora una cosa del parallelogrammo. Le diagonali. Che proprietà hanno le diagonali di un parallelogrammo? Si dimezzano. Questo è uguale a questo e questo è uguale a questo. Le diagonali si dividono a metà. Come fareste a calcolare la lunghezza di una diagonale del parallelogrammo? Bisogna conoscere l'angolo, ovviamente. Una volta che conoscete l'angolo è fatta, no? Supponiamo che vogliate conoscere questa diagonale. Guardate questo triangolo. Conoscete un lato, conoscete l'altro lato, conoscete l'angolo compreso e quindi è il teorema di Carnot. Per calcolare la lunghezza delle diagonali, calcolare la lunghezza delle diagonali, basta usare diciamo quanti parametri visto diciamo fisicamente.
diciamo, da un punto di vista fisico-ingegneristico, quanti parametri avete bisogno per costruire un parallelogramma? Le lunghezze di due lati e l'ampiezza di un angolo, quindi ci vogliono tre parametri per descrivere un parallelogramma. Per descrivere un quadrato quanti parametri ci sono? Un parametro, la lunghezza del lato. Per un rettangolo? Due parametri, i due lati. Per un rombo? Tre o due? Due. Ad esempio, le due diagonali. Oppure un lato è una diagonale. Bastano due parametri per un rombo. Per un parallelogrammo invece servono tre parametri, cioè una figura con più gradi di libertà. Ecco, no, poi c'è, prima di arrivare al quadrilatero in generale, ce n'è un altro. Un altro quadrilatero. Trapezio. Trapezio cosa c'ha di... Cos'è che caratterizza una coppia di lati paralleli? Il parallelogramma ha due coppie di lati paralleli. Il trapezio ha una coppia di lati paralleli. Oh, mi raccomando, un trapezio si tende a trascurarlo, ma può anche essere fatto così. Anche questo è un trapezio. Poi particolari tipi di trapezio sono questo. E questo qua. Questi cosa hanno di particolare? Questo come si chiama? Trapezio? Rettangolo. E per cosa si caratterizza? Per la presenza di due angoli retti. E questo qui si chiama trapezio? Beh, si vede abbastanza da figura, isoscele. E cosa ha di particolare? E anche gli angoli, questo angolo è uguale a questo, e questo angolo qua in cima è uguale a questo angolo qua in cima, questo è il trapezio isoscele. Che relazione lega i due angoli, diciamo, alfa e beta che ci sono in un trapezio qualunque così? Sono due angoli qualunque quelli? No, c'hanno una proprietà. Detto chiaramente, quanto fa alfa più beta? Fa 180. Perché? Se voi prolungate questo, avete due parallele tagliate da una trasversale. Quindi se questo è alfa, quale altro è alfa? Questo qui è alfa. Adesso è evidente che alfa più beta fa 180, per il solito motivo di prima. Parallele tagliate da una trasversale. Oh, quanti parametri ci vogliono per fare un trapezio? Tre, due? Sono sbagliate tutte e due, quindi. Cinque? Allora, cerchiamo di capirci. La lunghezza delle due basi sarà un parametro. Quindi prima base e seconda base. Poi cosa possiamo fare? L'altezza. Una volta che abbiamo fissato, e sono già tre parametri, una volta, questi sono liberi, possiamo fissarli come ci pare. Abbiamo preso la prima base.
abbiamo preso la lunghezza della seconda base e abbiamo fissato l'altezza. Il trapezio è fissato? No. Perché? Perché noi possiamo prendere la base, la seconda base, mantenerla alla stessa altezza ma spostarla a destra e a sinistra. E otteniamo un trapezio che ha quegli stessi tre dati. È chiaro, no? Fissata la base maggiore, fissata la lunghezza della base minore, fissata la distanza tra le due, la base minore la posso spostare a destra e a sinistra. Diciamo. Quindi mi serve un altro parametro. Quello che volete, o l'angolo qui sotto, o, che ne so, la proiezione dell'inizio della base minore sulla base maggiore, insomma il piede dell'altezza che parte da questo punto. Quindi i parametri sono 4. Servono 4 parametri, l'unica risposta non data, è sempre così. Sì. Bene. Allora, 4 parametri. L'area come si calcola? Un mezzo? È chiaro il significato dei simboli, no? Questa è l'altezza, B grande è la base maggiore e B piccola è la base minore. Perché si calcola così l'area? Cioè voi ricordate le formule ma non avete idea dei motivi che ci stanno sotto. Questo è il trapezio, adesso aggiungete una base maggiore qua, aggiungete una base minore qua, questo è B grande, questo è B piccolo, adesso tirate, non mi verrà malissimo, tirate questa congiungente, e cosa succede? Succede una cosa che non può succedere in questa figura, adesso vediamo di farla succedere con la violenza, adesso succede un po' di più, qual è la cosa? Allora, ripassiamo le solite cose di angoli, questo angolo verde qui uguale a quale angolo? A questo su, motivo? Alterni interni? Rispetto alle due parallele la trasversale blu. Poi ci sono altri due angoli che chiaramente sono uguali, che sono questo e questo. Come si chiamano due angoli così? Opposti al vertice. Quindi per conseguenza anche il terzo angolo è uguale. Quindi questo triangolo qui sopra e questo triangolo qui sotto, avendo gli angoli uguali, io vi ho fregato e voi ci siete cascati. Non bastano gli angoli uguali per fare due triangoli uguali, ci vogliono anche dei lati, ma in questo caso oltre a tutti gli angoli abbiamo anche un lato uguale, perché abbiamo B sopra e B sotto, quindi i due triangoli sono uguali, perché hanno un lato B e B e tutti gli angoli uguali. Quindi T1 e T2, la figura prima non si vedeva, ora si vede pure, T1 e T2 sono uguali. Dunque, area trapezio uguale area del triangolo, fatemelo chiamare ABC. E l'area del triangolo ABC che cos'è? È chiaro che l'area del trapezio è uguale all'area di questo triangolo, perché questo pezzo qui sotto e questo sopra sono uguali, quindi quello sopra lo posso riportare sotto e ottengo una figura uguale. L'area del triangolo ABC che cos'è? È un mezzo, la sua base, che è la somma delle due basi, per l'altezza di diviso 2. Questo è il motivo per cui l'area del trapezio si scrive in quel modo. Va bene, cerchio, spero che sappiate tutto. Area questo è facile e lunghezza della circonferenza
queste sono formule classiche. O se io voglio fare l'area di un quarto di cerchio, cosa farò? Io prenderò l'area, la dividerò per 4. Se io ho un settore, voglio fare l'area di un settore, come si fa a fare l'area di un settore? Bisogna intanto stabilire il parametro che lo determina. Cos'è il parametro? L'ampiezza dell'angolo. Come si fa l'area del settore? Area settore sta ad area cerchio. Come? O potete farlo in gradi, vi diventa la misura dell'angolo in gradi, sta a, in quel caso non 2π greco ma 360, l'importante è che siate coerenti con le unità di misura. Va bene, questo conclude il discorso piano, due parole veramente di geometria solida, giusto per ricordare un paio di formule. Vabbè, cubo. Quanti parametri? Volume? Quante facce? 6 facce. Quanti vertici? 8 vertici. Quanti spigoli, cioè quanti lati? 12 spigoli. Insomma, se vi chiedo la superficie totale, cosa fate? Cioè 6 facce, ciascuna delle quali è L quadro, quindi 6 L quadro. Quindi il cubo diagonale? Cos'è la diagonale di un cubo? Diagonale è quella che va da, diciamo, da qua a qua, qua, quanto è questa? È la radice di 3. Cubo, sfera. Sfera sta addirittura qua. Quanti parametri? Volume. La superficie, questo non so se l'avete mai notato, la superficie della sfera è la derivata del volume. E casomai non l'aveste mai, casomai non l'aveste mai notato, la lunghezza della circonferenza è la derivata dell'area. Tutto questo non è casuale. Non è casuale, c'è della roba profonda dietro questo, però può servire per ricordarsene. Tipo uno non si ricorda la superficie della sfera, è derivata del volume. C'è un motivo dietro tutto questo, c'è un motivo. Poi, altre figure. Vabbè, il parallelepipedo è l'equivalente del, una specie, è come il rettangolo. 3 parametri, 3 spigoli, volume, prodotto dei 3 spigoli, eccetera, eccetera.
Quelli che vi volevo dire sono ancora il prisma, la piramide e il cono, e con questi chiudiamo. Piramide e cono. Il prisma, che cos'è il prisma? Prisma c'è un poligono sotto e poi si tira su. È un edificio a pianta poligonale. Diciamo, sotto c'è, che ne so, una cosa così, tiriamo su, è un edificio a pianta poligonale. Cos'è il volume? Area base. Area base per altezza. Beh, cosa può essere interessante del prisma? La superficie laterale. Cos'è la superficie laterale? È la superficie delle facce escluse le due basi. Quanto è la superficie laterale? Altezza per, se ci pensate un attimo, è la lunghezza dei lati della base, no? E la somma delle lunghezze dei lati della base che cos'è? È il perimetro di base. Per perimetro di base. Piramide. Cos'è la piramide? Vabbè, cos'è la piramide lo sapete. C'è anche qui una base, come le capita. Questa è la piramide. Volume. Area base. Per altezza, poi diviso 3, un mezzo nel piano, un terzo nello spazio, diviso 3. Area base per altezza diviso 3. Oh, quando si parla di, diciamo, mettiamo che la base sia un poligono regolare, se io dico che la piramide è retta, cosa vuol dire? Se la base è un poligono regolare. Poligono regolare. Tipo un quadrato o un triangolo, la piramide si dice retta se l'altezza cade nel centro della base. È chiaro, pensate alla piramide a base quadrata, può essere stortissima, il vertice può anche essere che cade fuori, può essere molto storta. Retta vuol dire che non è storta sostanzialmente. Se, diciamo, il piede dell'altezza è il centro della base. È il centro della base. E infine il cono. Quanti parametri determinano un cono? Due parametri. Quali? Altezza, H, e raggio base, R. Volume, esattamente come la piramide, area base per altezza diviso 3, quindi un terzo, l'area della base che cos'è? Pi greco R quadro. Per l'altezza. Esattamente come nel caso, questa è l'area base e quella è l'altezza. Ecco, ultima cosa sul cono. Se io voglio calcolare, la faccio stare in questo spazio qua, se io voglio calcolare il cono, si vede così, no?
Se io voglio calcolare questa lunghezza qui, cosa faccio? Però devo andare giù, se no non riesco a scrivere. Ecco, non so come si chiama, questo forse si chiama apotema. Apotema. Se io voglio calcolare l'apotema A, che cosa farò mai? Pitagora in questo triangolo che vi ho disegnato qua. Quindi l'apotema al quadrato è uguale a raggio al quadrato più altezza al quadrato. Tra l'altro, se sviluppate un cono, cosa diventa? Diventa, se sviluppate la parte in su del cono, tagliate e lo aprite, diventa un settore di cerchio. Diventa un settore di cerchio di che raggio? Che ha come raggio esattamente l'apotema. Va bene, questo era un breve ripasso di... Poi vediamo se esce qualcos'altro negli esercizi. Allora, il primo esercizio diceva, in un triangolo rettangolo, 1, triangolo rettangolo, un lato lungo 3, un lato lungo 4, non sappiamo quali lati, non sappiamo quali, e chiede quali sono i valori possibili per il terzo lato, quali le lunghezze possibili per il terzo lato. Allora io, vabbè.